Ben ritrovati con un nuovo appuntamento della rubrica settimanale Antenna Sport. Da più di 20 anni in vostra compagnia, in collaborazione con Telegolfo, Sportfortino.com e RAF1035.it, da sempre a cura di Felice Giorgio Pantanella. Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Antenna Sport e quindi andiamo subito a darvi il resoconto di quello che riguarda il campionato d'eccellenza, i risultati e la relativa classifica di domenica scorsa 18 febbraio per la 25esima giornata. Dunque vediamo il Roccasecca perde il centro sportivo Primavera con la Ferro Calcio sbattuta in casa da Certosa. Fiorentino vince 3-0 contro il Precalcio del Sapienza. Unico Mazzia impatta in casa contro Città di Alagni, 4-0 per Vicovaro contro Nettuno, 1-0 il Sezzi contro Città di Formia, Gaeta fa pari con la Lodigiani 1972 e Racing Gardia perde 4-0 in casa contro Terracina Calcio e infine Monte San Biagio contro Atletico Pontigna fa 1-1. La classifica pari punti da Terracina e Unico Mazzia, Certo 53 punti, Certosa 50, seguire Città di Alagni con 45 insieme a Gaeta. Poi c'è appunto altre informazioni di nostro interesse, Monte San Biagio 31, più giù c'è il Città di Formia 22 e chiude la classifica la Racing Ardia con 9 punti. Partiamo dal campionato di eccellenza e dal Città di Formia, per noi da Formia, il corrispondente di Latina, editoriale Oggi, Paolo Russo. È una delle partite sicuramente più importanti della stagione, il derby del Golfo e la sfida che andrà in scena domani mattina alle 11.30 al Washington Pariso tra il Città di Formia ed il Gaeta. Le due massime realtà del sud pontino tornano ad affrontarsi in una situazione che nel girone B di eccellenza è fondamentalmente diversa per entrambe. Il Gaeta più che tranquillo nella fascia alta della classifica, quota 45, a caccia di altre soddisfazioni per essere outsider di questo torneo sino all'ultimo, Città di Formia che invece versa in una posizione decisamente diversa, quart'ultima in classifica, con il gruppone, tra virgolette, di una sola vittoria fin qui conseguita nel giorno di ritorno su 8 partite e un trend negativo che deve necessariamente essere cambiato. Infatti nelle ultime 3 gare gli uomini di Perrella hanno raccolto un solo punto e adesso, anche con alle viste altri confronti sicuramente difficili, hanno la necessità di tornare a fare risultato, principalmente sul campo amico. L'ultimo successo a Maranola risale circa un mese fa, quando i biancazzurri superarono in casa il Monte San Biagio, e adesso i tirrenici vogliono riprovarci. Se non dovessero succedere cose particolari, il tecnico formiano potrebbe avere a disposizione quasi tutto l'organico ed è quello che conta per affrontare un Gaeta che, come abbiamo detto, può giocare in assoluta tranquillità. Di contro i formiani sanno, in una situazione difficile che si sta vivendo fuori e dentro dal campo, hanno, abbiamo detto, la necessità di fare il risultato e di cominciare a guardare alla salvezza con un obiettivo che adesso, che potrebbe essere, in caso di risultato positivo, nuovamente alla portata. È arrivato il momento per la SD Gaeta 2010, per noi da Gaeta, Erasmo Lombardi di Perna. Campionato di eccellenza laziale, girone B, è arrivata la domenica del derby al Washington Parisio di Formia. Va in scena la sfida tra Città di Formia e ASD Gaeta, un pronostico che sembra chiuso tutto in direzione dei biancorossi, visto gli ultimi risultati riportati dalle due squadre in campionato, ma proprio il fatto che sia un derby ci ha insegnato che, come direbbe Trappattoni, non bisogna dire gatto se non l'hai nel sacco. Questo a Gaeta lo sanno e affronteranno la partita sicuramente con l'attenzione altissima di chi sa che non può più permettersi di perdere nemmeno un punto per continuare a coltivare le residue chance di promozione diretta oppure di playoff nazionali. Formia che dal suo canto, proprio dopo le ultime partite non fortunate, almeno sul terreno di casa, deve fare di tutto per centrare i 3 punti. Dunque sarà un derby aperto a qualsiasi risultato. Domenica alle 11 al Washington Parisio di Formia, Città di Formia, ASD Gaeta. Il derby del Golfo, versione anni 2020, aspetta tanti spettatori. È tutto per voi. Il saluto di Erasmo Lombardi di Perna. Di Terracina 1925, per noi da Terracina il corrispondente Angelo Marzullo. Domenica alle 15 arriva al Mario Colavolpe il Colleferro. Il Terracina, che arriva da un'altra settimana
perfetta, con la vittoria domenica in campionato per 4-0 in trasferta sul campo della Racing Ardea, che ha consentito agli Grotti di Mauro Pernarella di riagguantare il primo posto in classifica in concomitanza con l'Unipomezia, che non è riuscita a battere in casa la Nagni. La partita è terminata 1-1. Dicevamo di una settimana perfetta, perché poi mercoledì il Terracina ha affrontato l'Ossese nella gara di ritorno degli ottavi di finale della Coppa Italia nazionale di eccellenza. 0-0 l'andata in terra sarda, e il Terracina è riuscito a vincere l'incontro al Mario Colavolpe per 2-1 e guadagnare così i quarti di finale, che si effettueranno a marzo. Il Terracina è la prima squadra in tutta Italia ad essere stata qualificata per questo turno, visto che le altre formazioni dovranno giocare mercoledì prossimo, sia per quelle che hanno la partita con una sola avversaria, sia per i triangolari. Quindi il Terracina è in attesa della vincente tra l'Alto Casertano e il Teramo. Ricordiamo che il Teramo ha vinto 2-0 in trasferta in terra molisana, quindi molto probabilmente il quarto di finale sarà proprio con la squadra abruzzese del Teramo. Ma veniamo alla partita di domenica. Arriverà, come detto, il Colleferro, un Colleferro che viene da una sconfitta interna con la terza forza del campionato, il Certosa, e quindi un Colleferro che ha abbandonato un po' le velleità di alta classifica, è all'ottavo posto, è partito con altre ambizioni, e ricordiamo che è una delle due squadre che ha battuto proprio la capolista del Terracina, vincendo per 2-0 l'andata, e è riuscito a battere anche l'Unipomezia. Quindi è una squadra che comunque ha un potenziale per poter affrontare qualsiasi formazione di questo girone B di eccellenza laziale. Quindi il Terracina che deve recuperare le scorie di mercoledì è fantastico. Ricordiamo che il primo tempo il Terracina era sotto di un gol con l'Ossese, poi nella ripresa Pernarella e i suoi hanno ribaltato con Bellante e Fioretti proprio nei minuti finali. Poi c'è stata anche la traversa dell'Ossese nel recupero, e il Terracina si è aggiudicato questo incontro e ha passato il turno. Diciamo del Colleferro che arriverà sicuramente a Terracina per fare comunque la partita, visto che è ancora a 11 punti e ancora può dirla tutta su queste 9 partite che sono rimaste. Quindi domenica alle 15 al Mario Colavolpe, Terracina Colleferro. Chiudiamo la pagina del campionato di eccellenza con il Monte San Biagio. Per noi da Monte San Biagio, il direttore generale Giulio Rizzo. Buonasera a tutti. Domenica abbiamo giocato una bella partita contro l'Atletico Pontinia, contro una bella squadra, bellissima squadra. E abbiamo sprecato tante energie. Il primo tempo loro ci aggredivano alti, riuscivano a dare sempre superiorità numerica e ci mettevano in difficoltà sul palleggio, sulla giocata, trovavano sempre una soluzione. Non riuscivamo a chiudere gli spazi e a scivolare in modo giusto. Poi secondo tempo avevamo in panchina Parisella, Giuseppe che non stava al top, come Gabriele Esposito. Secondo tempo abbiamo messo più qualità, più esperienza, perché sono calati fisicamente Scriti e Esposito Cristian, hanno corso tanto e niente, è cambiato il secondo tempo, è cambiata la musica. Abbiamo preso un calcio di rigore a sfavore, non lo so, non giudico perché si è visto così l'arbitro, però rivedendo il tutto mi sembra un rigore generoso, però ci può stare nel calcio, figurati, hanno visto così e così. E nel momento in cui si era fatto male formato, dove accusava un forte dolore alla mano, dove c'era la dottoressa che gli ha dovuto allungarlo, insomma, in quell'occasione non è visto nemmeno il rigore a sfavore. Vabbè, comunque sono andati in vantaggio loro, ma al secondo tempo siamo entrati con un piglio diverso, abbiamo creato tante occasioni dove siamo stati imprecisi, dove ci hanno messo la pezza a portiere loro, dove potevamo far male,
siamo riusciti a pareggiare con Sbaraglia, con una bella azione bellissima, e non abbiamo trovato il secondo gol per imprecisione da parte nostra e bravura del portiere. Però tutto sommato, diciamo, un punto ciascuno che muove la classifica e dove bisogna capire che la partita deve entrare concentrata tutti i 90 minuti, 90-95 minuti, non puoi regalare niente. Vedi Ferentino che sale la classifica, vince, è un'altra squadra, sarà difficile con tutte le squadre, pertanto bisogna avere sempre una massima concentrazione. Però diciamo, intanto abbiamo mosso la classifica, importante. Domenica andremo a Vicovaro contro una bellissima squadra, quadrata, forte in tutti i reparti, e ce l'andremo a giocare come sempre, viso aperto, metteremo tanto agonismo come siamo abituati a fare. E cercheremo di portare a casa qualcosa, portare a casa un risultato positivo. Ce la metteremo tutta per far sì che torniamo con un risultato positivo. Siamo fiduciosi, dobbiamo solo recuperare un po' di energie, un po' di ragazzi, un po' per far girare un po' tutti, che adesso abbiamo bisogno di tutti, sono tutti bravi. Possono giocare tutti. Pertanto la rosa non è ampia, è fatta da tanti giovani, da alcuni giocatori che non hanno i 90 minuti, devono recuperare, vengono da infortuni e abbiamo bisogno di tutti. E noi crediamo sempre a quell'obiettivo bellissimo che ci siamo prefissati, che è la salvezza. Una volta raggiunta la salvezza, abbiamo vinto un altro campionato. Grazie e buona serata a tutti. Anzi, vorrei fare i complimenti al Terracina per il passaggio del turno di Coppa. Gli auguro un grosso in bocca al lupo per il proseguo che è importante che una squadra della regione Lazio avanti e porta onore un po' a tutti, no? A tutti. E gli faccio un grosso in bocca al lupo. Per questo campionato d'eccellenza, 26esima giornata, per quelli che riguardano gli altri incontri, Città dei Nanni contro Racing Ardia, Lodigiani contro Unico Mezzia, Nettuno contro Certosa, Procacido Sapienza, Centro Sportivo Primavera, poi c'è un punto Atletico Puntina, Ferentino, Roccasecca, Vissezze. Campionato di promozione girone E, vediamo appunto quello che è successo in questa giornata. Sicuramente, insomma, le novità sono abbastanza, ma comunque vediamo un attimo quello che è successo. Si è giocato Arce contro la Latina Borghese, parità per 1-1. Real Cassino ha vinto fuori casa contro Città Monte San Giovanni Campano, quindi aggancia la vetta. Nuovo Corso Latino Sport Mitus Guarcino 0-0, Santi Cosmo Damiano Priverno 0-0, Città di Leno 3-2 contro la Nitrella, Pontigna batte 2-0 Monte Giovanni Itri, e infine Principato di Colli 0-2 in casa contro l'FC Montenegro. La classifica vede adesso 49 punti per Real Cassino, 47 per Arce, Latina Borghi Uniti 39, più giù appunto tutte le formazioni, San Cosme Damiano 29 e ancora più giù Pontigna 20 insieme a Città Mondo San Giovanni Campano, Città di Leno 17, Manzi Itri ancora a 14 punti, ultimo in classifica. Campionato di promozione, eccoci a parlare del Città di Lenola. Per noi, da Lenola, Gian Gabriele Mattei. Il Città di Lenola, dopo tre sconfitte consecutive, torna alla vittoria, batte 3-2 al termine di una gara combattuta e ricca di colpi di scena la Nitrella e soprattutto conquista tre punti importanti per sperare in ottica salvezza, anche se attraverso i playout.
Formazione di Lauretti ha avuto la meglio contro la Nitrella, dopo che nel primo tempo era prima passata in vantaggio con la rete di Chacon al 12° minuto. Poi la Nitrella ha avuto la forza di, prima di pareggiare il match a distanza di pochi minuti dalla rete dell'attaccante milanese con Cirelli intorno al 20° minuto, e nel finale della prima frazione si portava, ha trovato addirittura il vantaggio con la rete di Cancellis. A riposo per 2-1 per gli ospiti, la formazione milanese ha trovato nuova spinta per portarsi in avanti e trovava le due reti della vittoria tra il 18° e il 20° minuto del secondo tempo, grazie a Sebastian Quinto, che riusciva con un 1-2 micidiale a trovare prima la rete del pari e poi la rete del sorpasso, che permetteva alla formazione genovese di ritornare alla vittoria e di trovare 3 punti importanti in ottica salvezza. 17 punti che consentono alla formazione di Lauretti di guadagnare due posizioni nei confronti delle dirette concorrenti. Costa Latina fermato sul pari, addirittura il Manzitri sconfitto a Pontinia per 2-0. Quindi vittoria importante per la formazione di Lauretti, che si rilancia in ottica salvezza e soprattutto fa dimenticare, oltre le 3 sconfitte consecutive, anche la prestazione di domenica in casa del Guarcino, che sicuramente non è stata all'altezza della situazione. Aveva bisogno ovviamente di questa vittoria la formazione lenolese per rilanciarsi nelle sue ambizioni di salvezza. E poi la sfida con la Nitrella è sempre una sfida che promette sempre divertimento, ed è sempre una sfida che sancisce sempre alcuni verdetti importanti. Lo ricorderete, 2 anni fa, il primo anno, la formazione lenolese si salvò proprio nel playout che andrò a disputare contro la formazione neroverde, che poi ottenne nella precedente stagione il ripescaggio nella categoria della promozione. Quest'anno questa vittoria serve soprattutto alla formazione lenolese per rilanciarsi in ottica salvezza, visto che la Nitrella con 28 punti si trova al momento in una situazione abbastanza tranquilla di classifica. Però per la formazione lenolese non dovrà ovviamente cullarsi sugli allori, perché da qui alla fine la strada è ancora lunga, e domenica ci sarà un'altra sfida importante in casa del Castro dei Volsci, formazione lenolese all'andata aveva battuto per 4-2 e che adesso nel ritorno dovrà far suo, visto che la formazione frusinate dista appena 4 lunghezze, anzi 5 lunghezze dalla formazione lenolese. Castro dei Volsci a 22, mentre il Cittadino è a 17. È chiaro che un risultato positivo alimenterebbe ancora sogni e speranze per la formazione lenolese per cercare di trovare una salvezza quasi improbabile, però è chiaro che vorrà sfruttare questo appuntamento, anche perché poi nella giornata successiva la formazione allenata da Dario Lauretti osserverà un turno di riposo in virtù del fatto del girone dispari a 17 squadre, quindi il turno di riposo toccherà alla formazione allenata da Lauretti. Quindi è chiaro che domenica prossima la partita assume sicuramente un'importanza elevata in ottica salvezza, sia per la formazione di Lauretti per rientrare in ottica salvezza, e soprattutto per la formazione frusinata. Spazio ora alla Manzitri, per noi da Itri, Antonio Capotosto. Ora si fa veramente dura per quanto riguarda la salvezza diretta. La sconfitta di Pontinia ha riportato il Manzi Giovanni Itri all'ultimo posto in classifica, da solo. Nell'ultima domenica di febbraio i ragazzi di De Filippis ospiteranno il Santi Cosma e Damiano Grunuovo, che, ricordiamolo, lo scorso anno vinse il campionato di prima categoria proprio davanti agli Trani. Una delle sorprese di questo torneo, considerato che sesta a quota 29. Una squadra che sì, ha perso nettamente con Arce e in maniera clamorosa con il nuovo Cos Latina, ma che ha battuto formazioni ostiche e come Principato di Colli, Guarcino, Anitrella. Da quando è iniziato il girone di ritorno, il Santi Cosma e Damiano Grunuovo non ha ancora vinto. Questo, da un certo punto di vista, può far sperare il Manzi Giovanni Itri almeno per un pareggio, per far sì che possa andare ancora in onda la miniserie positiva che tra le mura amiche dura da diverse partite.
Chiudiamo la pagina del calcio di promozione con il San Cosma e Damiano. Per noi, da San Cosma, il direttore generale Salvatore Capraro. Domenica contro il Priverno abbiamo affrontato un'ottima partita, ottima prestazione, siamo stati bravi nel possesso palla, a creare spazi da poter metterli in difficoltà, ma purtroppo non siamo stati così cinici in fase offensiva. Devo ammettere che anche loro hanno affrontato una buona gara, si chiudevano molto bene in fase difensiva e questo ci ha portato a prendere un punto fondamentale. Domenica andremo a Itri, non sarà una partita semplice ma l'affronteremo con la giusta mentalità. Prossimo turno per la 24esima giornata, vediamo un po' il quadro degli altri incontri. FC Montenero a Arce, Latina Borgolini di Pontinia, Sportimetz Guarcina contro Città Monte San Giovanni Campano, Sterparo Principato di Colli e infine Anitrella Nuova Corsa Latina. Girone H, gli risultati della 21esima giornata: Arnare Castelforte, Procaccio San Giorgio contro Terra di Cicerone 3-3, SS Formia Calcio contro Fondi Calcio 2-1, Amatore Valemaio Real San Vittorio 2-1, Ermada Scauri Marina 1-0, Polisportiva Gaeta Don Bosco Gaeta 6-0, SS Posta Fibreno contro Città di Ceprano 0-1. La classifica: Città di Ceprano 55, Belmonte Castello 42, Fonti Calcio 36, Terra di Cicerone 34, più giù tutte le altre formazioni: Armada 27, Polisportiva Ancalai 27, Formia Calcio 26, Castelforte 16, Don Bosco Gaeta 13. Chiude la classifica lo Scauri Marina con 8 punti. È il momento del Fondi Calcio, per noi da Fondi, Alberto Ciccarelli. Sconfitta di misura per il Fondi Calcio che cede per 2-1 nel derby del Washington Parisio di Formia contro il Formia Calcio, finisce in sconfitta per i rossoblù, il KO numero 4 del loro campionato, che fa perdere l'occasione per avvicinare la seconda posizione occupata dalla Belmonte Castello, dato che la formazione rossoblù aveva osservato il turno di riposo e che fa almeno in parte avvicinare le inseguitrici, dato che Terra di Cicerone e Procalcio San Giorgio nello scontro diretto si sono fermati a vicenda sul risultato di 3-3. Dunque Fondi che, nonostante la sconfitta, riesce comunque a conservare il terzo posto solitario, che avrebbe potuto perdere, comunque quantomeno condividere in caso di vittoria del Terra di Cicerone. Fondi che dunque resta saldo in zona podio, che proverà sicuramente a riscattarsi dopo il KO di domenica maturato in quel di Formia, dopo il lampo iniziale, il vantaggio illusorio siglato da Capotosto. Fondi che osserverà il turno di riposo nella prossima giornata, dunque attenzione a Terra di Cicerone che affronterà l'Armada e Procaccio San Giorgio, ospite del Posta Fibreno, che potrebbero approfittare per raggiungere il Fondi o comunque quantomeno avvicinarlo. È il momento della Don Bosco Gaeta, per noi da Gaeta, il mister Giuseppe Medina. Veniamo da una settimana difficile dopo la sconfitta nel derby, abbastanza importante, settimana in cui ovviamente il morale della squadra è stato basso, abbiamo cercato di allenarci sempre con un buon piglio. E anche perché domenica ci abbiamo una partita importante, uno scontro diretto contro l'Arnara, e quindi va subito azzerata la partita di domenica scorsa e pensare alla prossima. Partita, ripeto, importante, uno scontro diretto in cui cercheremo di evitare di fare gli errori commessi in queste partite, tanti errori abbastanza banali, e quindi ci siamo allenati anche bene dal punto di vista fisico e cerchiamo di fare una partita con una buona intensità, perché ripeto, essendo uno scontro diretto i punti valgono doppio. Ora parliamo di Scauri Marina con il direttore sportivo Andrea Cogliandro. Domenica abbiamo una partita importantissima, che è un derby con la Polisportiva Gaeta. Speriamo di continuare questo filone di
di fare qualche punto in più. Domenica abbiamo perso un punto importante, abbiamo preso gol a fine partita. Speriamo che la fortuna ci aiuta domenica, giocando contro la Polisportiva Gaeta, che è un'ottima squadra, viene da un roboante 6-0 sulla Don Bosco. Però noi non ci possiamo permettere più dei passi falsi per mantenere almeno il gruppo delle sei contendenti per la retrocessione e giocarcele fino alla fine, perché siamo sei squadre che stanno lottando per non retrocedere. Almeno vorremmo essere fra i primi quattro a salvarci prima dei play-out. La chiusura di questa pagina di prima categoria è dedicata alla Polisportiva Gaeta 1931. Per noi, da Gaeta, Erasmo Lombardi di Perna. Campionato di prima categoria laziale, girone H, al campo sportivo Pire di Scauri va in scena il derby tra Scauri Marina e Polisportiva Gaeta. Sarà un derby in tono dimesso, vista la posizione in classifica delle due squadre. Polisportiva Gaeta a centro classifica, senza più ambizioni di primato, lontanissima dalle prime posizioni del torneo. Scauri che addirittura soffre dall'inizio del campionato ed è all'ultimo posto con soli 8 punti, e quindi certamente sarà una gara che vedrà due squadre che avevano ben altri propositi all'inizio del campionato. In particolare Polisportiva Gaeta, che ha vinto lontano dal Ricinello una sola volta in tutto il campionato sul campo del San Giorgio Alliri, che dunque vorrà tornare a portare a casa qualcosa in più dei pareggi che ha conseguiti lontano dalle rive del Golfo. Sarà una partita decisiva, almeno per quanto riguarda lo Scauri, che se non dovesse centrare il successo si staccherebbe quasi irreparabilmente dalle altre squadre che la precedono in classifica. Dunque domenica alle ore 11:15 al campo Pire di Scauri Minturno, Scauri Marina Polisportiva Gaeta 1931, un derby del campionato di prima, girone H. Un saluto a tutti voi da parte di Erasmo Lombardi di Perna. Prossimo turno per la 22esima giornata del campionato di prima categoria, domenica 25 maggio, vediamo a Belmonte Castello Amatore Valle Maio e ancora Castelforte SS Formia, Città di Ceprano Rio San Vittorese, Posta Fibreno contro PC San Giorgio 2008, Terra di Cicerone Ermada. Chiudiamo con il calcio con la pagina della seconda categoria. Da Formia, Davide Stagliano, responsabile editoriale di Golfo Sport. Non si muore di un centimetro nella parte alta della classifica del girone I della seconda categoria laziale, dove le tre battistrada, assunti vittorie, stanno facendo il vuoto dietro di loro. Ed infatti, al successo della capolista Cori in casa dei briganti Itri, hanno risposto in maniera repentina sia il San Lorenzo Castelforte, capace di volare in maniera netta ed inequivocabile il campo nettunense della Dino Puglisi, e sia il Minturno, che con qualche problemino in più, di maniera anche rocambolesca, ha superato tra le mura amiche la Polisportiva San Felice Circeo. Risultati che confermano le due formazioni uscite vincitrici dei rispettivi impegni stabilmente alla parte alta della classifica e stabilmente a ridosso della prima piazza. Seppur lassù, in alto, la formazione leader del girone non sembra dare alcun cenno di cedimento. In attesa di un passo falso della capolista e del fatto che le giornate che mancano iniziano a sottigliarsi, facile intuire come i prossimi impegni saranno fondamentali per il proseguo del campionato e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Detto del San Lorenzo, che osserverà domenica prossima il turno di riposo, per i minturnesi c'è in programma la trasferta in casa della Norma, contro un avversario a caccia di punti di salvezza, ma soprattutto ostico e sgorbutico, soprattutto in casa, ma contro il quale i ragazzi Salvatore Purificato dovranno fare la voce grossa per portare a casa quella vittoria che serve a mantenere accese le speranze di un possibile avvicendamento al vertice. Le qualità per uscire vittoriosi ci sono tutte. Bisogna solo giocare al massimo delle possibilità e non snobbare un avversario che, nonostante la penultima posizione di classifica, rappresenta seppur un ostacolo difficile da superare. Obiettivo 3 punti anche per i briganti Itri, che in casa della Polisportiva San Felice Circeo devono obbligatoriamente cercare di rientrare a casa con quel risultato positivo che serve a sbloccare una situazione di classifica, rischia di farsi sempre più complicata e difficile con il passare delle giornate. I sanfeliciani non sono ancora al riparo dal botte sorprese, per cui è facile ipotizzare una contesa accesa ed aperta ad ogni risultato. Giocata davanti al pubblico di casa la Vintex Gaeta, che domenica scorsa, caso infortunio al direttore di gara,
non ha potuto terminare il match in casa del Norman. I ragazzi del mister Pasquale Di Gabriele hanno una ghiotta e chiara opportunità per rimpinguare la classifica di punti importanti, avendo di fronte, con la Virtus Campo di Carne, Cenerentola del raggruppamento, e che sembra avere poche possibilità di poter rientrare in un discorso salvezza. Perché va il vantaggio di poter giocare senza l'assilo dei tre punti da conquistare a tutti i costi, ragion per cui i biancorossi sono chiamati ad una prova convincente per ottenere il successo pieno. E c'è voglia di riscatto invece in casa solidale Formia. Dopo la sconfitta casalinga subita 7 giorni fa, i ragazzi di Giuseppe Correa vogliono ribadire di essere formazione che su qualsiasi campo e con qualsiasi avversario può giocare ad armi pari, ed in casa del quotato Cisterna si cercherà di sfoggiare una prova maiuscola che porti qualcosa di concreto alla propria classifica. Non sarà facile, ma i numeri e la qualità per riuscirci ci sono tutte. Parliamo ora di basket del Sud Pontino. Per noi, da Telegolfo RTG, Giuseppe Capuano. Amici della Palaspicchi, sarà una settimana abbastanza importante in tanti campionati che riguardano le nostre formazioni del Golfo. La regular season si sta esaurendo mano a mano e si arriva al momento dei primi verdetti di campionato. Soprattutto in Serie C, dove il Fortitudo Scauri di coach Leo Ortensi dovrà leccarsi le ferite e cercare di ricominciare il proprio cammino in una gara molto importante contro la Pallacanestro Sora. La formazione sorana è al momento in nona posizione in classifica con 16 punti, a pari punti proprio con gli scauresi. Vincere significherebbe staccarsi da quel gruppone che è alla spasmodica rincorsa del sesto posto occupato al momento dal Basket Cassino. L'assenza di Baic sarà sicuramente una freccia in meno nell'arco delle Ortenze e compagni, che adesso avranno due turni consecutivi in casa, e proprio da questi due turni, che poi sono gli ultimi tre del campionato, passa la pool salvezza o la pool playoff. Scendendo di categoria dobbiamo andare a parlare della Sera Pocaeta. Dopo la vittoria contro la prima classe è arrivata una sconfitta nella scorsa giornata contro la Roma Nord 2012. Il campionato sembra non decollare. La squadra di coach Marrocco, che nella prossima giornata, la quinta di questo girone di ritorno, dovrà vedersela contro un avversario di tutto rispetto come la nuova Pallacanestro Riano. La formazione del Riano è ovviamente ultima in classifica, ma a pari punti proprio con la Serapo. Vincere significherebbe comunque allontanarsi dall'ultimo gradino del campionato, ma sicuramente non significherebbe allontanarsi dal pool play out. Infine, nel campionato di seconda divisione, nel girone misto Ciociaro Latina, c'è da segnalare ancora il duetto basket Itri Giambo Formia, che navigano nella prima posizione in classifica, ovviamente con gli Itrani con una partita in meno. La squadra di coach Ottobre sarà impegnata nel pomeriggio di sabato sul parquet del basket Terracina, al momento penultimo con 4 punti in classifica. Ben più importante invece è lo scontro del basket Itri, che in casa aspetterà i giovani molto preparati della Benacquista Assicurazioni, formazione che al momento è sesta in campionato, ma che può sempre avere dei risultati strani in trasferta, soprattutto perché è formata da i giovani della formazione di Serie A. Resta che dire, restate sintonizzati e seguite il basket, perché in queste settimane arriveranno i primi verdetti e, perché no, si saprà quale sarà la prima parte di destino delle formazioni del nostro Golfo. Anche per questa puntata è tutto, grazie per averci seguito, l'appuntamento è per la prossima settimana.